Un'assemblea pubblica in piazza Martiri a Teramo, convocata dal comitato Nuovo Ospedale Pro Mazzini, l'evento ha visto una partecipazione attiva dei cittadini, uniti nel sollevare preoccupazioni sui ritardi procedurali da parte della Regione Abruzzo nella realizzazione del Nuovo Ospedale Mazzini. Il presidente del comitato, Domenico Bucciarelli, ha chiesto la necessità di un'accelerazione nell'iter progettuale per il sito di Villa Mosca, scelto all'unanimità dal Consiglio Comunale e sostenuto dalla Commissione Comunale Sanità. Riteniamo che su questo tema sono passati quasi inutilmente 4 anni. Sono state tante le chiacchiere, la nostra azione è stata comunque sempre tesa a dare concretamente efficacia all'azione amministrativa, purtroppo è stata inutile la cosa. Ma noi continuiamo assolutamente, alcuni risultati li abbiamo avuti, anche importanti, quale quella la scelta del sito. Il sito sarà a Villa Mosca, lo ha deciso all'unanimità il Consiglio Comunale, è stato demandato la Regione Abruzzo a sviluppare concretamente un progetto, uno studio di fattibilità e poi una fase progettuale. Questa cosa purtroppo ancora non avviene e di questo noi ci lamentiamo, e per questo siamo in piazza, per informare la gente sul fatto che ci sono 120 milioni disponibili per realizzare il nuovo ospedale, e questi 120 milioni esistono da 5 anni, quindi si rischia di perdere l'annullamento. Vorremmo che la città capisse che un'azione forte vada fatta nei confronti degli enti delegati alla realizzazione progettuale. Il comitato ha presentato 3 possibili soluzioni progettuali per il sito dell'attuale ospedale Mazzini, sottolineando che le criticità emerse possono essere superate a patto di escludere l'opzione di piano d'accio fermamente contrastata dalla comunità. Abbiamo preferito Villa Mosca rispetto a piano d'accio perché per una serie di fattori. Il primo fattore importante è l'ambiente, quindi la collina rispetto alla pianura, rispetto a un sito piano d'accio che è vicino al fiume e quindi è oggetto anche di rischi idrogeologici. Poi il costo, che incide notevolmente, il sito di Villa Mosca inciderebbe per un terzo rispetto al sito di piano d'accio, le strutture presenti a Villa Mosca, c'è una serie di indicazioni, noi le abbiamo elaborate e dettate e sono stati fatti propri dal Consiglio Comunale di Teramo.